do un consiglio a tutti, do un consiglio a tutti. Non fidatevi, non fidatevi a molte notizie che arrivano sul web, su YouTube. Fidatevi, la Juventus sta già lavorando, arrivando a Giuntoli. Però credo che in questo momento qua, a livello italiano, i soldi non ce ne sono. O si vende, altrimenti non si può acquistare. Buonasera a tutti, oggi è veramente un caldo infernale che dà anche la testa e di conseguenza cerchiamo di stare un po' tranquilli, chi è in ferie, chi è al mare, chi è in montagna, quello che è. Io cercherò di stare un pochettino in compagnia con voi per capire un pochettino quello che succede dentro nel mondo Juventus. È arrivata da poco la notizia della sentenza di Andrea Agnelli che è stato condannato per ulteriori 16 mesi, un'inibizione per quanto riguarda il discorso partnership che si aggiungono in altri mesi, cioè per plusvalenza, quindi diciamo che in totale dovrebbero essere in circa sui 40 mesi, con un'inibizione di 60.000 euro. E ci sta, e ok, mi dispiace, io ho sempre stimato Andrea Agnelli, e soprattutto ho sempre stimato la famiglia Agnelli. Chiuso il discorso lì, ci mancherebbe, io do un grande saluto, grande stima ad Andrea Agnelli perché l'ho sempre stimato, ci mancherebbe, non volevo assolutamente dargli contro, anche perché l'ho sempre ritenuto un grande presidente, perché ci ha portato, oltre alla costruzione dell'Allianz Stadium, ci ha portato, diciamo, a vincere i grandi trofei, e di conseguenza non vi posso dire nulla e buona fortuna, speriamo che comunque vada, riusciamo, se fossero gli avvocati. La pensazione, l'inibizione forse magari verrà ridotta, vedremo. Per quanto riguarda il discorso mercato, ragazzi, mi sembra di essere, non so se ricordate voi anni 80, 90, forse così, c'era Novella 2000, erano dei giornali scandalistici, ogni giorno vengono fuori tantissime notizie per quanto riguarda il mercato Juventus. È un riferimento perché Novella 2000 all'epoca butta fuori notizie per accaparrarsi, diciamo, notizie fake, notizie di gossip e altre cose. E oggi ho sentito di tutto, cioè che l'Arabia Saudita oramai ha preso in mano, diciamo, anche perché ha la possibilità economica di poter gestire certo tipo, diciamo, di proposte, e giustamente tanti giocatori come attualmente oggi Juventus sta bomba. È stato anche Alessandro, è stato anche Allegri. Sono tutte proposte che effettivamente purtroppo il mercato internazionale dell'Arabia Saudita ormai è entrato, si sta affiancando col discorso gestionale per quanto riguarda il discorso affiancandosi la UEFA, e di conseguenza l'Arabia Saudita sta cercando di portarsi nel proprio campionato, nel proprio, diciamo, stato, pagando milioni e milioni di euro, giocatori importanti per quanto riguarda la compagine europea, non solamente italiana, ma in questo caso qua, giustamente noi, essendo tifosi juventini, parliamo di giocatori della Juventus, e quindi oggi abbiamo sentito parlare di Pogba. Una settimana fa, 2 settimane fa, mi ho parlato di Allegri, una settimana fa mi ho parlato di Alessandro. Milinkovic-Savic sta vedendo effettivamente anche questa cosa qua, che si sta pensando che forse c'è la possibilità che lo Tito magari molli un pochettino le briglie e può darsi che possa arrivare il Juventus, ma è stata proposta sempre dalla sua vita. Quindi ritengo. Questa è una cosa molto importante e molto grave, perché è grave nel senso che purtroppo la UEFA in questo momento qua sta perdendo molti e molti punti, perché l'Arabia Saudita, avendo soldi, sta cercando, dopo Ronaldo e altri giocatori importanti, di portare via l'immagine della UEFA su un campionato che effettivamente è molto basso, ma avendo molti soldi dà la possibilità di dare degli ingaggi molto alti.
Volete sapere la mia? Volete sapere la mia? Allora, volete sapere la mia? Beh, Bobba può fare quello che vuole, offerte di 100 milioni di euro, ci mancherebbe, non è un problema, ognuno fa la sua vita. Dico, io personalmente ritengo qualsiasi proposta di contratto milionaria può essere sicuramente personalmente accettata, però se uno tiene la maglia, qualsiasi proposta molto allettante con molti milioni di contratti di 3-4 anni, credo che se uno crede veramente alla Juventus debba pensare alla Juventus. Credo che sia arrivato il punto di anche per molte persone che seguono i canali juventini, di stare calmi, perché veramente ogni ora, ci sono troppe, ma troppe puttanate di mercato. E do un consiglio a tutti, do un consiglio a tutti, non fidatevi, non fidatevi a molte notizie che arrivano sul web, su YouTube. Fidatevi, la Juventus sta già lavorando, arrivando a Giuntoli. Però credo che in questo momento qua, a livello italiano, i soldi non ce ne sono. O si vende, altrimenti non si può acquistare. Tutte queste cose, queste aleatorie, forse sotto l'ombrellone, d'estate, che è bello sicuramente, le notizie, sfogli, altre cose, però attivamente, come ogni anno, le notizie di mercato sotto l'ombrellone non servono a niente. Servono solamente forse per alcuni miei colleghi di lavoro che fanno il mio mestiere su YouTube. Serve solamente per accaparrarsi i follower, però alla fine poca roba. Mi raccomando, commentate, ditemi cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. E come dico sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao ragazzi, e teniamo stretto perché da oggi incomincia la nuova strada della Juventus 2023-2024. Ciao ragazzi.